San Siro, la partita non è finita. Il sindaco Sala ha ricevuto la visita dei vertici di Milan e Inter, Scaroni e Antonello, nel suo ufficio a Palazzo Marino. Dopo una foto di rito, con sorrisi e strette di mano, i tre non hanno voluto rivelare i contenuti del loro incontro. Ma da fonti vicine alle società si apprende che Scaroni ha messo sul tavolo una nuova richiesta, che San Siro e le aree limitrofe, oggetto della ristrutturazione, passino in mano ai club dopo i 99 anni offerti dal comune. Una proposta che sa di ricatto e che difficilmente il sindaco potrà accettare. A meno che non ci siano delle contropartite, come la possibilità di concedere ai club maggiori benefici edilizi sulle due torri con uffici e servizi, sulle aree esterne funzionali e su quelle commerciali e residenziali vicine allo stadio, che il comune vorrebbe riqualificare. Insomma, si tratterebbe di realizzare lo stesso progetto presentato nel dibattito pubblico, ma cambiando il nome da abbattimento a ristrutturazione. Un modo per prendere in giro i cittadini e svendere il patrimonio pubblico.